anche per gli uomini esiste la terapia ormonale sostitutiva come per le donne in menopausa. Allora, per gli uomini la terapia ormonale sostitutiva è molto meno codificata rispetto che nelle donne. Questo perché intanto non c'è un momento preciso in cui si assiste al crollo degli ormoni, come invece accade nelle donne che vanno in menopausa tra i 48 e i 55 anni. Nell'uomo già dai 42 anni la letteratura ci dice che c'è un calo progressivo del testosterone, ma non ci dà una tempistica precisa in cui dover iniziare a fare una terapia ormonale sostitutiva. Inoltre, il dosaggio del testosterone come elemento che ci permetta di capire che anche l'uomo invecchia non è codificata come scelta tra gli esami diagnostici da prescrivere per un uomo. Noi prescriviamo PSA, ma raramente pensiamo di prescrivere la batteria di esami ormonali per cercare di capire se l'uomo ha bisogno di un supporto. Tendenzialmente ci pensiamo quando compare, per esempio, calo del desiderio, ma se l'uomo ci viene a raccontare che, ad esempio, ha mancanza di erezioni o scarse erezioni, oppure ha un affaticamento mentale, nel senso che perde la concentrazione, oppure che ha ingrassato, ha perso massa magra, raramente pensiamo a prescrivere un assetto ormonale per capire se questa condizione, che potrebbe essere inquadrata come l'ipogonadismo tardivo, possa essere gestita al meglio dando una terapia ormonale che completi o comunque supporti una carenza in tal senso. E poi c'è anche tutto il problema del dosaggio del testosterone, quale testosterone utilizzare, il libero, il totale, utilizzare le proteine che sono quelle che rendono il testosterone attivo o non attivo, cioè le SHBG, ne abbiamo molte, ne abbiamo poche, e soprattutto capire quali sono i livelli di testosterone che ci devono portare poi ad integrare l'uomo con una terapia ormonale, perché in letteratura ci sono tante scuole e tanti dosaggi con tante unità di misura, quindi molto spesso dobbiamo avere una tabella sotto mano per poter capire quale valore di testosterone sia inquadrabile in una condizione di carenza. Detto ciò, quando abbiamo questa situazione o anche uno di questi sintomi che vi ho citato, possiamo pensare di dare una terapia a base di testosterone che può essere testosterone chimico o testosterone bioidentico, ovvero la stessa molecola che però è chimicamente girata al contrario e che è un estratto vegetale che ha meno effetti collaterali perché salta completamente tutta la zona del filtro epatico e dà gli stessi risultati. Differenze? Innanzitutto la molecola chimica è una molecola che viene prescritta anche con esenzione nei casi di severo ipogonadismo, cioè quando il testosterone è molto bassa, mentre la formulazione galenica, ad esempio, è completamente a carico del paziente, però con dei buoni vantaggi dal punto di vista degli effetti collaterali. Concludo questo mio excursus sul fatto di somministrare anche agli uomini una terapia di supporto dicendo che io credo che noi siamo nati con un DNA che ci dice che la nostra vita doveva terminare in un certo periodo, noi donne forse con la menopausa, gli uomini magari anche prima, ma che vogliamo vivere il doppio dell'età perché ci sentiamo giovani all'esterno, come una macchina che ha una buona carrozzeria, ma il motore che fa un po' cilecca, e quindi è giusto riparare quel motore, è giusto integrare, è giusto dare felicità, qualità e benessere anche a una macchina che ha una carrozzeria bellissima, ma che ha degli ingranaggi che non sono tanto ottimali.